E Crea aveva già in Danny Seidel il suo nuovo leader, che nella prova di maggiore è terminato in nona posizione. La vittoria è andata all'olandese Chris Waldschmidt, seguito dal russo Roman Kolesnikov e dallo svizzero Joseph Matti. Sfortuna per Erminio Forti, ancora dolorante per l'incidente nella precedente gara di campionato, ha concluso all'ottavo posto. In divisione 1, Natale Casalboni ha regalato una vittoria che non dimenticheremo facilmente. Con la sua quattro ruote motrici di casa Lancia, trainata da parecchi cavalli ma mai tanti quanto quelli degli avversari, ha regalato forti emozioni al folto pubblico presente, dando una lezione di guida e di freddezza ai moltissimi stranieri che si giocavano il campionato. Lotta in famiglia dei due fratelli Chainiev, dove Radik, terzo dietro allo scatenato primo ministro Minianov, ha consolidato il primato europeo sul fratello Airat, solo sesto. Nota di merito per Luca Oldini, che è finalmente riuscito a portare a termine la gara giungendo ottavo. Questa ci mancava, ma sarà sempre più sudata. Abbiamo finito il motore venerdì sera, motore nuovo, ci è venuto su che non sapevamo come andava, il mio meccanico, tutti i problemi che ha avuto, è riuscito a farmi il motore e l'ha sistemato per farlo animare, tutti i problemi che aveva, che testa che si spaccava sempre di più ogni manche, abbiamo tirato la testa a non finire, abbiamo persino messo in moto la macchina alla fine con il compressore, l'aria del compressore perché non aveva più compressione nei cilindri.